a Turiddu. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Con questa frase del profeta Isaia rispondesti un bel giorno al mio disperato gridare, al mio supplicare. E lasciatelo dire, in quel deserto con un soffio spiegai le mie ali e cominciai a volare. Come potrei dimenticare? Ascolta bene, Turiddu caro, che questo calice è un poco amaro, ma berlo dovrai come fece lui, che tanto ti amò e che ti aiutò. Perché prima che tu fossi, lui già fu. Eterno è il suo regno, fin oltre lassù. Ora non so dove ti ha posto in riposo, se in una dimensione quarta o in un'altra. Questo nessuno lo sa, se non la sua maestà. Ma là dove ancora respiri, forse tu vedi e ancora gridi. Eccolo quel mondo che lasciasti, tra mille contrasti, ancora in guerra, ancora rasoterra. E quel cielo azzurro, chi lo solca? Chi ha costruito le ali per volare, per non farsi imprigionare? Pochi si sollevano in cielo, i più cadono a picco nel buco nero. Ciò che ora ti è consentito vedere, forse ti spezzerà il cuore. Divisione, competizione, egoismo, avidità. Ma è la mancanza di amore che più ti ferirà, e proprio tra i fratelli per i quali più ti sei dato, proprio da quelli sei stato oltraggiato. Certo tu eri uomo, non maestro, non perfetto, come molti hanno detto. Noi lo sappiamo che per te le false lodi erano solo frodi. Eppure c'è ancora chi ti carica di questo pesante fardello, chi ti vuole stringere in un soffocante mantello che tu non vuoi e che non ti spetta. Perché tu sei Turiddu, impiegato alle poste con la quinta elementare e non il dio Nettuno sulle creste del mare. Ma caro Turiddu, quanto hai saputo amare, quanto ti sei lasciato andare. Ecco, questo è il tuo vero valore, insegnarci ad aprire il nostro sterile cuore. E non è sufficiente un bel digiuno potente, ci vuole altro, ci vuole un bel salto. A Favignana ricevesti la grazia della guarigione, che ti fu donata durante un digiuno di purificazione, ma che nacque dalla tua più profonda disperazione. Tu, disperato, scalavi le rocce, il vento sferzava contro le tue forze, e nelle lacrime trovasti la salvezza di chiedere a Dio una tenera carezza, e Lui ti ascoltò, ricolmandoti di abbondante dolcezza. In cambio di tanta gratitudine che nacque nel tuo cuore, ti fu concesso di vivere per amore. Ma in cambio di tanta libertà, ti furono chieste sopportazioni in quantità, pazienza, forza, determinazione, sacrificio, umiliazione e tanta carità. E tu, caro Turiddu, nonostante molte botte, ti facesti sempre faro nella notte. Era un animo sensibile il tuo, generoso ma severo, e molte volte hai patito il tradimento di un amico poco sincero. Forse questo è stato il tuo rammarico più amaro. Non solo, anche agli affetti più cari hai dovuto rinunciare, con grida disperate li desiderava il tuo cuore. Forse è questo il peso più grande che ti sei dovuto portare. Ora ti prego non guardare, ma se proprio devi non ti girare. Che cosa è rimasto di ciò che hai fatto? Informazioni preziose, pratiche prodigiose. Ma dov'è quel silenzio dove cresce l'amore? Quel digiuno dell'anima dove fiorisce la saggezza, quella carità che produce ricchezza, quell'amorevole spietatezza.
Non fate gruppi, dicevi, che poi si crea confusione. Non fatemi idolo della vostra illusione, ma fate tesoro delle informazioni che vi ho lasciato per liberarvi dal vostro stato ottenebrato. Chi vi ha detto di farvi maestri? Non sapete che ciechi alla guida di altri ciechi portano al precipizio? O forse preferite guadagnare consensi oppure due soldi usando i miei buoni intenti? Quelli di voi che chiamano pecoroni i propri fratelli con disprezzo, lo sappiano che saranno giudicati allo stesso modo, come per me è stato quando ho peccato. Quelli che vogliono ricchezza la perderanno, coloro che anelano alla fama saranno umiliati. Quindi, cari fratelli, non gonfiatevi d'ira o di vanità, perché senza amore e carità nulla di buono succederà. E ciò che ancora non si è rotto, vedrete, si frantumerà. Ero solo un uomo che ha cercato di aiutare e che ha potuto anche sbagliare. Io Turiddu sono, non un idolo popolare. Le ali di Salvatore mi hanno consentito di salire un po' più in alto per essere ascoltato, ma chi tra voi ha veramente capito? Vi prego, almeno abbiate rispetto, che io non sono un vostro oggetto. E ora, senza colpo ferire, vi dico qualcosa che non mi andrebbe di dire. Vergogna, ipocriti, voi che non capite, gonfi di presunzione vi vantate, vi fate maestri ma il mio onore infangate, vi fate la guerra usando il mio nome e mi procurate altra amara delusione. Or così dovrò ancora soffrire, ma verrà il giorno, io lo so, in cui vedrò comparire al limitare dei cieli dove sono a dormire tante paia d'ali verso di me venire in un abbraccio cosmico d'amore. Questo mi regalerà il Signore dopo tanto dolore, se avrò fatto del bene anche a uno solo di voi, fratelli del mio cuore, cuore saziato e ferito d'amore. Ma sono vivo e vivo in eterno, proprio dentro al vostro rispettoso silenzio, dentro al cambiamento radicale che qualcuno di voi ha deciso di operare senza farne un gran clamore. Eternamente vivo in chi ho davvero aiutato, nel coraggio di chi ha saltato. Vivo e respiro nel soffio di vita che Dio mi ha donata, ancor vivo per amarvi più di quanto prima vi amai. Ora vi prego, abbassate le armi, che vado a ritirarmi. Nell'abbraccio del Padre anelo a riposarmi. Ecco, ora che ho guardato questo mondo, cari amici, non è né meglio né peggio di come l'ho lasciato, ma è semplicemente un mondo che non ha imparato. Allora io vi prego, fatevi saggi, non giudicate, ma piuttosto amate. Se anch'io giudicai, il mio conto pagai, e ora lo so che anch'io sbagliai. Ma grande è il potere di chi perdona, di chi non si mette alcuna corona. Siate umili, fratelli miei, sopportatevi e pazientate, perché presto tutte le cose saranno svelate. Pace a voi. Yeah.